La piccola enciclopedia della cucina vi propone oggi 5 ricette marinare. La puntata di oggi si intitola infatti Cozze e vongole, ma in realtà esploreremo anche altri molluschi, dai più comuni ai più rari, imparando a prepararli in modo veloce, salutare e come sempre molto gustoso. La prima ricetta che scopriremo insieme saranno i fasolari al cartoccio, un'idea gustosa e leggera per cucinare questi delicati e preziosi molluschi. Ma prima di procedere con la ricetta, una piccola raccomandazione culinaria. I fasolari vivono in fondi sabbiosi e fangosi, quindi è essenziale prestare grande attenzione alla fase della pulizia, perché altrimenti, nonostante la freschezza e qualità del pesce e la cura nella cottura, rischiamo di portare in tavola un piatto a base di sabbia. Ma vediamo insieme come realizzare questa ricetta al cartoccio. Fette di lime, vino bianco e pepe nero sono gli ingredienti di questa ricetta semplice che esalta tutto il gusto dei fasolari. In una ciotola con acqua fredda fate spurgare bene i fasolari. Scolateli e tenete da parte. Tagliate la carta stagnola che vi servirà per il cartoccio. Disponeteci sopra i fasolari con le fette di lime. Irrorate con il vino bianco e chiudete il cartoccio sigillando bene. Infornate a 250 gradi per 10 minuti, rigirando il cartoccio di tanto in tanto. Aprite il cartoccio, terminate con una macinata di pepe e servite. Ed ora prendete nota degli ingredienti. Ed ecco la seconda ricetta di oggi, riso e vongole. Un esempio di quanto può essere semplice e veloce preparare un buon primo piatto a base di pesce. La vongola in questo caso darà sapore ad un semplice risotto in bianco, rendendo questa preparazione degna di un pasto da re. Una piccola curiosità linguistica. Il termine vongola, che tutti conosciamo, è in realtà di origine napoletana e con l'uso comune questo nome si è esteso pian piano su tutto il territorio nazionale, fino a rendere ovunque riconoscibile questo mollusco così denominato. In realtà non esiste un solo tipo di vongola, ma svariate specie di molluschi bivalvi della famiglia dei Veneride. Ed ora che ho fatto la maestrina, godiamoci insieme la ricetta. Riso, vongole, aglio e prezzemolo sono gli ingredienti necessari per preparare questa semplice e appetitosa ricetta. Tritate l'aglio finemente. In un tegame fate scaldare dell'olio. Aggiungete l'aglio e quando sarà rosolato unite le vongole. Dopo un minuto aggiungete il riso. Mescolate bene. E ricoprite con acqua in quantità doppia rispetto al riso. Salate e fate cuocere per 20 minuti. Tritate il prezzemolo e aggiungetelo al riso. Quando il riso sarà pronto, copritelo con un canovaccio fino al momento di servire. Ed ora prendete nota degli ingredienti. Gli amanti della cucina marinara non potranno rinunciare alla prossima ricetta, la zuppa di cozze. Ogni città costiera e non solo d'Italia ha la sua ricetta tradizionale di questo piatto, ma come sempre la nostra è la migliore. Ovviamente sto scherzando, sono tutte buone, però permettetemi di essere un po' orgogliosa per la scelta di questa ricetta, che è davvero semplicissima, a prova di errore e dà risultato spettacolare. Un'ultima scontata raccomandazione: pulite sempre molto bene le cozze, sia dentro che fuori, perché con questi molluschi non si scherza, sono buonissimi e salutari, ma occorre avere qualche attenzione igienica prima di consumarli. Ecco come preparare in pochi minuti la famosissima zuppa di cozze.
Fate aprire le cozze in un tegame coperto. Scolatele e conservate il fondo di cottura. In un pestaio mettete il prezzemolo tritato con 2 spicchi di aglio e olio extravergine di oliva. Salate e pestate bene il tutto. In una pentola fate soffriggere la cipolla tritata, salate e aggiungete i pomodori pelati. Schiacciateli bene e fate cuocere la salsa. Aggiungete dei grani di pepe e il battuto di aglio e prezzemolo. Fate insaporire e aggiungete le cozze private di valve e il loro fondo di cottura. Coprite tutto con del brodo di pesce. Coprite con un coperchio e fate cuocere per 20 minuti. Ed ora prendete nota degli ingredienti. Signore e signori, ho il piacere di presentarvi tra poco le cozze gratinate. Io non vedevo l'ora di arrivare a questo punto. Le cozze al gratin sono la mia passione. Saporite, croccanti e insieme morbide e tanto speziate. Cosa si può desiderare di più? La nostra ricetta propone poi un abbinamento insolito ma squisito, perché nella panatura inseriremo anche dei funghi che daranno un aroma ancora più intenso al nostro piatto. Ma vediamo insieme come realizzare in poche semplici mosse questo piatto. Le cozze gratinate sono sicuramente uno dei modi più gustosi di mangiare le cozze. Vediamo come prepararle in pochi minuti. In una padella fate cuocere le cozze con del brodo. Tritate finemente la cipolla, i funghi e le foglie di basilico. Mettete in una bowl i funghi insieme ad origano, la cipolla tritata, la salvia e l'aglio. Salate, condite con olio extravergine e disponete il composto sulle cozze. Coprite di formaggio grattugiato e infornate a 220 gradi finché il formaggio si sarà fuso. Servite subito. Ed ora prendete nota degli ingredienti. Vi piace la cucina orientale ma non sapete rinunciare agli ingredienti nostrani? Noi abbiamo trovato la soluzione giusta per voi. Vedremo infatti ora come realizzare un ottimo sushi di cozze e fasolari. Il sushi in Giappone altro non è se non un piatto a base di riso e pesce crudo. Noi abbiamo deciso di proporre una versione italianissima di questo piatto tradizionale nipponico perché ci piace dimostrare che il mondo è più piccolo di quanto ci appare e che anche i paesi molto lontani da noi per chilometri, storia e cultura, possono avere una via di accesso per essere conosciuti ed amati. Ma vediamo insieme questa originale ricetta. Per preparare questo sushi, utilizzate cozze e fasolari freschissimi e lavati bene. Tritate il coriandolo finemente. Formate con le mani delle palline di riso. Immergetene una parte nel prezzemolo tritato e disponetele su un piatto. Su ogni pallina di riso passate una piccola quantità di wasabi e fate aderire una foglia di prezzemolo. Disponeteci sopra una cozza e un fasolaro privati delle valve e ponete al centro del piatto il gari. Servite con salsa di soia. Ed ora prendete nota degli ingredienti. Avete visto quante proposte vi abbiamo fatto per cucinare al meglio molluschi come cozze, vongole e fasolari? Come sempre, l'invito o la sfida per voi è quella di provare le ricette che proponiamo, ma anche di sperimentare variazioni per ingredienti e tecniche di cottura, perché è solo sperimentando che via via acquisteremo una padronanza da chef in cucina. E allora per oggi è tutto, vi aspetto alla prossima puntata, non mancate!